Siamo qui perché le domande oggi sono tante, le domande oggi sono tante, perché tra poco sarà Natale e abbiamo già visto in questi giorni, ho visto delle immagini, Ilaria, che non vorrei neanche farti vedere, perché molte, molte, molte persone in giro, alcune addirittura senza mascherina, le ho viste io anche stamattina. Ieri io. Ecco. Per cui, insomma, bisogna stare molto attenti, continuiamo a dirlo. Vediamo questo filmato e poi ne parliamo. Vediamo la scheda Covid. La lotta al coronavirus richiede a tutto il paese serietà, sacrifici e unità. Con queste importanti parole è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sottolineare come questo momento di lotta al Covid-19 sia particolarmente complesso e difficile per tutti gli italiani. La battaglia è ancora lunga, ma certamente l'arrivo imminente dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca fanno ben sperare in un drastico contenimento del contagio e in una possibile ripresa della normalità. Certamente le rigide norme messe in campo dal governo per limitare al massimo gli spostamenti per le prossime festività natalizie saranno il vero banco di prova per scongiurare la tanto temuta terza ondata. Andiamo subito da Ilaria Capua. La paura della terza ondata. Come ci dobbiamo comportare? Ma né più e né meno di come è stato raccontato nel vostro servizio. Il problema vero che noi non dobbiamo perdere di vista è quello che dobbiamo tenere le persone fuori dagli ospedali. Questa è la nostra priorità in questo momento, perché tutto il punto di caduta e il punto per il quale non riesce a ripartire l'economia è perché abbiamo gli ospedali che sono stracarichi. Allora, perché si parla di limitazione dei movimenti? Perché si parla di rispettare determinate norme? Perché fino a quando noi non riusciremo a riportare gli ospedali a livello di funzionamento normali, il resto del paese non può ripartire. E quindi al di là di tutto, al di là delle polemiche, no? Al di là del perché io devo fare, ma io vivo in un comune, ma io. Allora, questo virus provoca il 3,7% di letalità, cioè vuol dire che su 100 persone che infetta, 3,7 muoiono e un numero superiore a questo si ammala in maniera grave e vanno a finire in ospedale. Non è che gli ospedali, quando non c'è il Covid, sono vuoti e sono lì che si girano i pollici. È chiaro questo. Quindi all'inizio, cioè la prima cosa che è stata detta rispetto all'emergenza pandemica è che bisogna proteggere le strutture primarie, quindi gli ospedali. Allora, tornando alla terza ondata, io spero e prego che le persone capiscano che d'inverno comunque si va di più in ospedale, perché ci sono altre malattie, perché c'è il ghiaccio, la gente scivola e si rompe il bacino, perché si scivola con le macchine, perché ci sono più tanti fattori. Allora, se a questo noi continuiamo ad aggiungere ogni giorno centinaia di persone che entrano in ospedale, è chiaro che questa spirale di negatività non la risolviamo più. Quindi, come si fa a evitare il continuo sovraccarico degli ospedali? Ridurre i contagi. Dobbiamo arrivare alla buona stagione con un numero di contagi basso. Se non ci riusciremo, arriverà la terza ondata. Ilaria, mi chiedo scusa, ma è così. È bene parlare chiari. Perché in Italia così tanti decessi? Ma allora, io non credo che questo sia un punto centrale, perché abbiamo visto che fin dall'inizio anche le modalità di conteggio dei decessi sono diversi nei vari stati membri.
Tenendo d'occhio l'Inghilterra, che è un paese, diciamo, che mi è molto familiare perché mio marito ha una mamma che vive in Scozia ed è una signora molto anziana, in Inghilterra ci sono 400-500 morti al giorno, cioè non è una situazione tanto diversa. Noi pagheremo forse anche un modo diverso di contare, non lo so, ma centinaia di morti, migliaia di morti in Europa, 3.000 morti in America al giorno, sono tantissimi, tantissimi, al di là dei singoli paesi. Quindi tutti dobbiamo capire che finché non riusciamo a tenere la gente fuori dagli ospedali, da questo pasticcio non se ne esce. Ilaria, poi vorrei sentire anche voi. Allora siamo d'accordo, o sei d'accordo con la Merkel che da mercoledì ha dichiarato che ci sarà in Germania un lockdown totale, cioè una chiusura totale, proprio come conseguenza ai tanti casi e ai decessi che ci sono stati, come mai in Germania? Per cui fa bene la Merkel, che per la prima volta, dicono, ha fatto un discorso materno, a chiudere tutto da mercoledì. Ma allora, i governanti ragionano sulla base di dati e di modelli, no? Quindi loro hanno, come noi d'altronde, una situazione del numero degli infetti, sanno quali sono i punti nevralgici, i momenti nevralgici durante questa stagione e quindi prevedono che se non fanno un lockdown totale, gli ospedali collassano e questo è qualcosa che la cancelliera Merkel alla quale non vuole arrivare ed è una decisione, secondo me, cioè l'unica decisione che si poteva prendere, perché lo stiamo vedendo, cioè il paese non riparte fino a quando gli ospedali non si svuotano. Ed è per questo che la campagna di vaccinazione deve iniziare il prima possibile e deve iniziare ed essere gestita in maniera assolutamente organizzata, perché la campagna di vaccinazione serve a tenere le persone fuori dagli ospedali. Allora, veniamo proprio alla campagna di vaccinazione. Vorrei sentire anche Ferzan e anche Aldo. Io la faccio subito. Tu lo fai subito. Magari se la trovo la faccio subito, sì. Io ho già fatto tutti i vaccini del mondo, dalla meningite, 3 anni fa avevo fatto quello della polmonite, ho fatto tutto e infatti ti fa sentire anche forte, bene, ti fa sentire. Per cui appena arriva, si potrà, tu sei favorevolissimo, perché tanti hanno anche ancora dei dubbi. Paura, sì. Anch'io sono assolutamente per farlo. E onestamente faccio fatica, da uomo della strada, io non sono un esperto, ma in Inghilterra si fa già da quasi una settimana, in America si comincia domani. Noi giustamente dobbiamo aspettare che l'agenzia per il farmaco faccia le sue verifiche. Però da qua al 29 dicembre, quando arriva il responso, e Mara già lo sappiamo che diranno di sì, cosa vuoi che dicano? Poi però devono passare ancora dei giorni. Fine gennaio. Secondo me è un po' tanto, ci sarà una via di mezzo tra chi magari parte subito, chi giustamente vuol fare dei controlli, ma gennaio è lontano, qui abbiamo 600 morti al giorno. Ma intanto non ce la faranno subito il vaccino a noi, faranno prima no, le persone prima, che sono... prima sì, le persone, gli addetti ai lavori, diciamo, i medici. Sì. Tutto. Io lo farò quando toccherà a me, certo. Sì. Io sono favorevole. In America cominceranno domani, come ha detto Aldo. In Inghilterra lo stanno già facendo. In Russia lo fanno già. In Cina lo fanno già. La verità è che tutti noi aspettiamo poi questo vaccino come la salvezza in qualche maniera. Vorrei sapere, scusami, perché io parlo anche di terapie. La terapia che a me interessa molto sono gli anticorpi monoclonali, Ilaria. Che cosa ne pensi tu di questa terapia? Perché dicono che sia molto importante, c'è già, ma si augura che a gennaio ce ne possa essere di più, ed è una terapia che viene data ai malati quando sono già colpiti in maniera, diciamo, grave, tra virgolette, del maledetto virus, come lo chiamo io. Allora, gli anticorpi monoclonali sono un'arma eccezionale che noi conosciamo, insomma, li usiamo per altre malattie.
E il problema degli anticorpi monoclonali è che farne grossi quantitativi è molto complicato e quindi per farne tante dosi, volumi alti, ci vuole tempo e quindi io sono ottimista che la tecnologia ci porterà ad un'accelerazione nello sviluppo della molecola, dell'anticorpo, perché quello ormai lo sappiamo fare, ci sono dei gruppi che lavorano da anni. E addirittura sui monoclonali per gli altri coronavirus, no? Il coronavirus della SARS, il coronavirus della MERS, il virus dell'influenza aviaria, cioè è una tecnologia che si conosce. Ad oggi però è un po' come la pappa reale, cioè ce n'è pochissimo e bisogna investire in ricerca per trovare un modo di scalarlo ad averlo in quantitativi sufficienti. È un farmaco che funziona, è un farmaco che, lo hanno fatto al presidente Trump, insomma, sì. Al momento in cui si iniziano a sviluppare i sintomi e ci sono quelle caratteristiche di fragilità, a quel punto quel farmaco riesce a bloccare la replicazione del virus e quindi bloccare l'infezione. È un farmaco che però, appunto perché si può produrre in piccolissime quantità, è molto molto costoso, purtroppo, ma insomma ci si sta muovendo per fare crescere e amplificare queste piattaforme di sintesi. Per cui nell'immediato non può essere questa la soluzione? Purtroppo no. Noi siamo in una maratona che durerà mesi, e una maratona che dobbiamo correre tutti insieme. Durante questi mesi magari arriveranno degli aiutini, magari arriveranno dei farmaci, magari arriveranno degli anticorpi che possono aiutarci ad alleggerire la pressione sugli ospedali, e però ci vorranno dei mesi e questo non possiamo non dirlo alle persone, perché molte persone pensano che arrivato il vaccino, liberi tutti, le cose riprenderanno come prima, e purtroppo non è così, anche solo per i numeri di questa campagna di vaccinazione, no? È una campagna di vaccinazione che non si è mai fatta, ma al mondo, non è che non si è mai fatta in Italia, non si è mai fatta nella storia.